Partiamo intanto da voi perché è la prima volta che ci conosciamo ufficialmente, anche se insomma il nome del vostro gruppo è sul mercato da tempo. Nel senso, mi piaceva capire come siete integrati, perché voi nascete integrati sin dall'origine, soprattutto per quanto riguarda l'ambito creativo e l'ambito web. Avete poi annesso l'ERP. Ma insomma, oggi vi sentite al completo, cioè questa è l'integrazione a cui puntavate sin dall'inizio? Sì, anche se c'è una novità. Diciamo che 3Design nasce 16 anni fa e 3Web 15 anni fa, come integrazione dell'area di comunicazione istituzionale e come integrazione dell'area web. Dopodiché, 3 anni fa nasce CiliPR, che si occupa appunto di pubbliche relazioni, eventi e press office, e già è incominciata una crescita da parte delle PR e sta acquisendo anche importanti clienti internazionali. Quindi è un'area che sta crescendo in maniera molto forte. In più c'è una novità che abbiamo appena lanciato, che si chiama Engage, che è un laboratorio di idee, delle nuove tecnologie, perché siamo convinti che sperimentare è una cosa molto importante per poter offrire ai nostri clienti nuove opportunità di comunicare anche a livello tecnologico. Quindi questa è la novità che lanceremo, anzi abbiamo lanciato, ma a breve scoprirete di che cosa si tratta. Ecco, tu sei l'anima web, no? Chiamiamola così. Ecco, quanto l'engagement, cioè le tecnologie, poi si sposano e si connettono con la tua specializzazione? Perché diciamo che qui altra caratteristica del vostro gruppo è che l'integrazione è avvenuta mantenendo però vivi anche i brand originari, proprio per dare il senso di una specializzazione che continua ad essere, giusto? Assolutamente. Diciamo che è il cliente che continua a cercare qualcosa di nuovo. Quindi dall'idea della nascita di 3Design e poi di 3Web, pian piano ci siamo accorti che il mercato è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo per non rimanere indietro. Ecco qual è il nostro spirito, non fermarci mai. Quindi diciamo che c'è già la novità Engaged, è già pronta per uscire sul mercato, ma già stiamo pensando a quello che verrà dopo. E sicuramente il web è la nuova palestra per le agenzie di comunicazione, perché c'è tanto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. Si tratta di essere sempre un passettino avanti, è quello che cerchiamo di essere nell'agenzia, così, in modo da arrivare dal cliente sia col cuore di tutto quello che l'agenzia propone, diciamo con la materia salda, ma sì anche con nuove idee che ci permettono di trovare nuovi clienti e proporci di nuovo sul mercato. Nuove idee che tra l'altro non si basano solo su quello che è il mercato nostrano, perché voi avete voluto guardare anche all'internazionale grazie a una partnership che si fa sempre più stretta con il network media MediaKey. Ecco, ma perché? Qual è il vantaggio poi per voi, ma soprattutto per i clienti a cui offrite insomma il vostro servizio di comunicazione? Sì, ormai è da anni che stiamo collaborando con MediaKeys, che è un network internazionale con oltre 12 sedi in tutto il mondo, e questo ci dà delle grandi potenzialità, perché noi possiamo offrire ai nostri clienti nazionali l'opportunità di sbarcare all'estero, avendo degli uffici veri, delle persone che parlano la lingua madre, che è assolutamente importante, ma anche per brand stranieri che vogliono venire in Italia e avere delle realtà di comunicazione soprattutto integrate e molto consolidate sul territorio. Quindi estremamente importante. Un altro punto su cui focalizziamo il nostro network, il nostro collegamento, è anche la crescita interna, quindi le persone sono in grado di vedere l'internazionalizzazione, quindi l'opportunità di provare nuove esperienze anche all'estero, quindi è una crescita anche interna fondamentalmente. Tra l'altro, a proposito di persone, no? Essendo anche il numero, diciamo, delle persone, dei propri collaboratori, un dato che parla insomma dei risultati di business, cosa è successo nel 2011? Se lo dobbiamo vedere a livello di obiettivi raggiunti, di occupazione, di strategie messe in piedi, cosa ha rappresentato per voi l'anno appena concluso? Sì. Il 2011 è stato un anno molto positivo, il 2010 era stato un anno eccezionale per noi di grande crescita, quindi avevamo insomma qualche nube sulla crescita del 2011. In realtà anche il 2011 è stato veramente un anno bellissimo. Siamo cresciuti dal punto di vista delle persone sicuramente, abbiamo integrato nuovi professionisti, si palesa un nuovo manager
perché gestirà il gruppo internazionale e siamo cresciuti molto soprattutto sull'area web, perché chiaramente i clienti tendono a investire tanto nell'area digital. TrueWeb ha raddoppiato i fatturati, 3design è cresciuto. Guardo lei. Noi diciamo anche un qualcosa sul fatturati, ma sulla ricerca e sviluppo. Esatto. Ecco. Sì, è stata una crescita importante. 3design ha consolidato, quindi comunque è cresciuta non come 3Web naturalmente, però ha avuto una crescita. CDPR sta iniziando a crescere molto. Noi riteniamo che però consolidare e quindi fidelizzare i nostri clienti sia il new business più importante per noi. Quindi i nostri clienti ci hanno dato fiducia e non, praticamente non abbiamo perso nessuno dei nostri clienti. Quindi questa è la cosa più importante assolutamente. Ecco, il raddoppio dell'area web, ad esempio, è dovuta a nuovi clienti, quindi a nuove acquisizioni, oppure c'è stato un consolidamento e un approfondimento del rapporto con quelli esistenti? Poi c'è qualche case history, insomma, che vi rappresenta o che può rappresentare al meglio il vostro modo di intendere il web oggi? Certo, allora diciamo che c'è un'area storica che arriva da 3design, che ha permesso di portare tutto il bello che ha fatto 3design anche in un'area, una nuova area, l'area web. Quindi essere già conosciuti sul mercato ha permesso anche alla parte, diciamo, digitale di entrare sul mercato stesso. Poi c'è un'area di ricerca e sviluppo. Noi abbiamo investito molto con i nostri collaboratori sulle nuove frontiere. Per esempio, 3 anni fa abbiamo deciso di investire su tutta l'area banner. Li abbiamo formati e su tutte le tipologie di formati, di banner, perché l'area web è un'area quasi che sta diventando infinita. E questo pian piano ci ha permesso di andare a prendere dei nuovi clienti che non erano soddisfatti di quello che avevano, senza parlare male di nessuno. E quest'anno, attraverso il new business, siamo entrati per esempio in Campari, su cui abbiamo lanciato un interessante progetto che è la Campari Academy, che è un mix sia dell'area tradizionale che delle nuove tecnologie web. Diciamo che secondo me è il punto importante che abbiamo investito sui nostri collaboratori, perché loro si sono preparati e ci hanno permesso di andare dai clienti con delle nuove idee, che sono pian piano risultati vincenti e che continueremo a studiare per proporre qualcosa di nuovo. Oggi in quanti siete, insomma? Un gruppo che cresce? Sì, siamo oltre 30, io li chiamo professionisti, non mi piacciono altre definizioni, quindi oltre 30 professionisti che lavorano tutti i giorni, ma la cosa più importante secondo me è che siamo tutti molto giovani. E questo porta un grande entusiasmo, porta nuove idee, porta tanta voglia di fare, se vogliamo un po' di ingenuità, ma che è quell'ingenuità, come dire, che è la freschezza. Che è un'ingenuità da mantenere, no? Dipende che, cioè, esatto, c'è un'ingenuità pulita che fa bene. Sì, assolutamente questo. Io voglio valorare quello che diceva Flavio, non voglio mai dimenticare i nostri clienti storici, perché è bellissimo acquisire nuovi clienti, però per esempio con Sony lavoriamo da 5 anni ormai, più di 5 anni ci troviamo benissimo e continuiamo a lavorare in maniera molto profonda. Non voglio assolutamente accantonare i clienti che lavorano con noi da tanto, anzi, per esempio Repower è un cliente che con noi lavora ormai da tanti anni, è multinazionale di energia e tutti gli anni incrementa il budget con noi, quindi assolutamente le linee di crescita interne sono per noi fondamentali. Ecco, a livello di portafoglio clienti, no? Sono di più, insomma, quelli che si servono di un vostro prodotto specifico o servizio specifico, oppure vedete che chi entra in 3design poi tende a usare, insomma, tutto quello che sapete offrire? Ecco, questa è la nostra linea di crescita. La nostra linea di crescita è l'integrazione, cioè far provare a tutti i nostri clienti la vera integrazione e la cross-medialità della nostra agenzia. Quindi i clienti che arrivano da noi solitamente provano una delle aree, dopodiché testano di volta in volta le altre division, anche perché si fondono sempre di più. Questa linea di demarcazione tra le diverse divisioni è sempre più sottile. Quindi le PR si fondono sempre di più col web e si fondono di più con la DV e non c'è più questa linea che demarca esattamente tutte le division. E quindi sì, i nostri clienti si appoggiano a noi, entrano da un lato ma poi si allargano in tutto, ed è questa veramente la grande nostra crescita, il nostro new business è questo. Il 2012 va in questa direzione sicuramente, ma in termini di obiettivi cosa vi siete posti?
Il primo obiettivo è un obiettivo assolutamente di comunicazione interna. Riteniamo che un'agenzia di comunicazione non possa esimersi dal fare comunicazione per se stessi. Abbiamo lanciato la nostra nuova immagine, che da pochi giorni è soprattutto online. I siti sono assolutamente allineati, stiamo facendo un forte rebranding di noi stessi, fondamentalmente un nuovo posizionamento, e riteniamo che questa per noi sia una grande spinta per il 2012, soprattutto interna, perché i nostri creativi, i direttori, gli account, tutti quelli che lavorano tutti i giorni devono comunque testare la freschezza del nostro gruppo, non solo per i clienti ma anche per noi stessi. E poi ci sono dei brand che abbiamo già acquisito importanti, fortunatamente, con cui stiamo già lavorando, come per esempio El City, che è un leader internazionale, una catena di palestre molto importante, su cui abbiamo iniziato a lavorare da gennaio e stiamo sviluppando in maniera forte. Abbiamo molte gare, tengo a dire che però le gare da noi vengono selezionate, perché non abbiamo, è vero siamo in 30 e passa, ma non siamo una multinazionale da 200 e passa persone. Quindi, quali sono i criteri di selezione per la gara? Ma innanzitutto capiamo se è alla nostra portata, quindi se è una gara che ci può permettere di servire il cliente al meglio, che è la cosa fondamentale, quindi prendere una gara per prenderla secondo me non è vincente. Dopodiché cerchiamo di capire se le agenzie che partecipano alla gara sono nel numero giusto, e quindi il dispendio di energia da parte nostra effettivamente può essere premiato o meno. Diciamo che sottoscrivete insomma quelli che sono i diktat, tasso comunicazione, remunerazione, numero di agenzie, trasparenza. Assolutamente sì, non si può prescindere da questo. Parentesi chiusa, continuiamo. Non rischiamo di chiudere, non di crescere. No, ci sono altri brand che stiamo lanciando, brand nuovi, siamo contenti perché per esempio un brand di orologi di lusso completamente italiano ha affidato noi la comunicazione per il 2012 e si chiama Modora, verrà lanciato attraverso tutte le linee di comunicazione, quindi parliamo di ATL, BTL, web, press office, e cureremo tutto noi, quindi tutto il gruppo si occuperà di tutta la comunicazione. Quindi diciamo che c'è tanto lavoro, sì, c'è tanto lavoro da fare, ma non ci fermiamo qui, quindi non ci sentiamo arrivati. Quindi concludendo, no, anche se volessimo riassumere il vostro posizionamento, elencando anche quelli che sono i plus, se vogliamo, differenzianti rispetto alla concorrenza, che parole usereste? Ci riteniamo un'agenzia sartoriale, ingenua, come abbiamo detto prima, proprio perché vogliamo ancora divertirci. Questo è il nostro posizionamento. Riteniamo che le persone che lavorano qui da noi devono sentirsi sempre onorate di poter lavorare in un'agenzia che permette di anche di divertirsi, che secondo noi è la cosa fondamentale, perché in questo periodo soprattutto si fa fatica ad andare al lavoro e sentirsi felici, e invece secondo me è fondamentale. Quindi il nostro posizionamento è agenzia sartoriale, che riesce a dare ai nostri clienti tutti i tipi di servizi, ma senza essere appesantiti da strutture troppo elefantiche, onerose. Quindi questo è un po', no, vogliamo chiamarla media agency? No? Chiamiamola così, come vogliamo. D'accordo? D'accordissimo. Diciamo che noi abbiamo la nostra etica interna che ci permette di essere anche etici sul cliente, quindi vogliamo dare un buon servizio al nostro cliente, anzi un ottimo servizio al nostro cliente, che rispecchia, diciamo, la nostra anima interna. Quindi siamo integrati, suddivisi, ma concentrati su riuscire sempre al meglio. Questo, diciamo, che non ci manca, è anche lo stimolo per crescere anche già nel 2013. Pensiamo al 2012, ma noi abbiamo già anche altre idee che ci balenano nella mente adesso, che però arriveranno più tardi.